Dario risuonano e mi posso anche immaginare chi sia. Beh, anch'io. È Canale 3 del Siena? È Canale 3 del Siena. È uno slogan ormai. Il signor Simone. Sì, vi saluto, sono ripassato, non è che mi fa più riguardi, ecco. Che ci è venuto a raccontare stasera? Stasera un altro fatto di cronaca nera e quindi devo per forza omettere il nome del protagonista. Ah, come lo chiamiamo? Lo chiamerei Fubino. Fubino? Fubino, sì, alla Batantuono, eh? Fubino. Si è messo anche elegante per l'occasione. Sì, vedo. Certo. Elegante, vedo, è anche un ospite, quindi insomma, sì. Se roba grossa. Oh, l'ospite è l'esimio Lallo che era presente a questa vicenda. Ah, quindi un testimone? Un testimone oculare, sì. Allora, dunque, si tratta dell'inverno del 2003. 2003. Allora, il posto, il luogo dove si svolge questa vicenda è Rosia, la discoteca Music, che è quella subito fuori, va bene? Sì. Intrattenimento e svago. Allora, verso le 3 di notte la comitiva è formata da Fubino, Fubino. Poi l'esimio Lallo, sì. Pepo, Boria e Hernan. Signor Pepo, signor Boria e signor Hernan. Dunque sono fuori a chiacchierare verso le 3 di notte in questo parcheggio e credo della discoteca ci fosse 4-5 gradi sotto zero e Fubino incomincia a scrivere con un dito in un vetro gelato di una macchina. Come si fa, no? Come si fa spesso. Tipo lavala, sì. Lavami su. Ho bisogno, queste cose. dalla discoteca si affaccia una persona parecchio permalosa, penso, e quindi gli dice: che cazzo li fai alla mia macchina? Ora vengo giù e ti batto in terra. Allora, da questo gruppo di decelebrati, qui, dove c'era anche l'esimio Lallo, gli dicono: vieni. No, chiaramente non scende da solo, scendono quattro. E sono tanti. Questo è soltanto. Si chiama per futili motivi. Per futili motivi. E quindi si prospetta uno scontro. Avviene uno scontro. Quindi inizia questo parapiglia. E escano altri tre. E siccome la caserma dei carabinieri a Rosia è vicinissima, in 2 secondi arriva una camionetta e c'è il maresciallo con un maresciallo e l'appuntato, sempre quello più giovane. Certo. Il giovane. Quindi scendono per tentare di sedare questa rissa. E Fubino viene preso dal maresciallo, quello più anziano, da dietro così sul collo. Sì. Lui quindi non lo vede, pensa però che sia uno di quegli altri aggressori e gli appiccica un morso nel guanto, quello da carabiniere, quello super imbottito, gli trafora il guanto e gli azzanna la carne. Questo probabilmente, cioè, sentendo questo dolore, lo ammanetta in 4 secondi, di mettere le manette ai polsi. L'esimio Lallo a questo punto lo vede ammanettato e tenta di liberarlo, vero Lallo? Di disammanettarlo. Lo prende per il bavero e gli dice: lascialo, voglio Tito libero. A questo punto questo superuomo ha ammanetta anche lui, cioè no ammanetta, non ti ammanetta, ti mette, ti mobilizza e carica tutti e due dentro il Defender dei carabinieri. Cioè, e dice a quello: uno lo sì. E uno lo immobilizza, è un carabiniere. Sì, un superuomo. Un capace. E a questo punto li mette dentro la camionetta. Siamo a due arrestati. Sì, e dice a quello più giovane: te sorvegliali, mi raccomando. E lui si appoggia alla camionetta e guarda quello che fa. Quindi si ritrovano dentro a questa camionetta, si guardano. E Lallo, l'esimio Lallo, gli dice a Fubino: ma io che ci fo qui dentro? Ora scappo. Che apre di soppiatto la portiera del Defender e tenta, fugge. Chiotto, fugge, esce dal parcheggio e si incammina di corsa, comincia a scappare verso il ponte della Pia.
essendo in eccellente forma fisica Lallo, perché è un atleta, viene inseguito sia dal carabiniere più giovane che da un buttafuori, ma la distanza è sempre più facile. Però poi si rende conto, l'allenamento è importante, si rende conto di essere attornato solo da boschi, quindi dice: qui bisogna che io per scappare devo passare la notte qui dentro a questo bosco. E si vede come Harrison Ford nel film quello Il Fuggitivo, e sicché si ferma e si arrende, le mani in alto, si arrende, dice: mi arrendo. Cioè preferisci la detenzione alla notte nel bosco. Allora succede, arriva il buttafuori, lo riprende, lo cinge per il torace e lo riporta dentro al parcheggio dove c'è quell'altro che è furibondo e gli dici: ma che figura di merda mi hai fatto fare, ti sei fatto scappare il ragazzo.